Benvenuti ad Un Come, siamo di nuovo qui con un altro video. In questo caso parliamo di come fare una mazza per trucco da usare per simulare ferite e cicatrici. Siete pronti? Per creare la nostra mazza abbiamo bisogno di vasellina, candele, una pentola o una padella o qualcosa di simile, un cucchiaio, un recipiente di vetro e un coltello. Per prima cosa prendiamo la pentola e ci mettiamo dentro la candele e più tardi la vasellina. Delle candele mettiamo solo la cera, cosicché dobbiamo togliere tutto il resto. La tagliamo in modo tale che dopo sia più facile scioglierla. E facciamo lo stesso procedimento per le altre candele. Per la quantità di massa che vogliamo fare utilizziamo 3 candele. Visto che abbiamo usato 3 candele, aggiungiamo 2 cucchiai di vasellina. I nostri ingredienti sono pronti e adesso dobbiamo farli bollire. Si può utilizzare anche un microonde, ma in questo caso è meglio usare il fornello perché in questo modo possiamo visionare la miscela. Con un cucchiaio giriamo fino a che i nostri ingredienti si sciolgono e raggiungano lo stato liquido, come se fosse acqua, vedete? Con molta attenzione prendiamo la nostra pentola e la svuotiamo nel recipiente di vetro. Adesso dobbiamo farla riposare per mezz'ora, oppure se volete la potete mettere in frigorifero, così sarà più veloce e la potete usare prima per poter fare i vostri trucchi. Dopo averla lasciata mezz'ora nel frigorifero, possiamo vedere come sta la nostra mazza pronta per lavorarci. È pronta per essere usata e vedete che avrà la stessa consistenza delle mazze che vendono nei negozi. Per vedere il risultato di questa mazza per trucchi, guarda il video che ti indichiamo di seguito e potrai vedere il risultato della ferita al completo. Non esitare a seguire il nostro canale e mettere un like se ti è piaciuto. Alla prossima!